l'aereo si schianta e solo 27 persone tra l'equipaggio e tutti i passeggeri riescono ad uscire incolumi da questo schianto. Però loro si trovano in mezzo alla neve. Loro si trovano esattamente in una valle nelle Ande, come vi raccontavo prima, in un posto dove c'è solo neve e roccia. E qua affrontiamo la prima tematica importante di tutta questa storia. Oh, Aci Milan! Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Buon lunedì, buon lunedì a voi e come sempre buon lunedì a tutte le vostre famiglie. No, stavo leggendo, adesso mentre stavo preparando un po', come sempre, le cose che vi devo raccontare in questo video, mi sono imbattuto in degli articoli riguardo ad un giocatore della partita di ieri sera. Come avrete visto tutti, il Napoli ha vinto la partita con la Juve, Juve che comunque rimane a un punto sopra di noi. Io rimango della mia idea, ragazzi, poi fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io rimango della mia idea che noi abbiamo ampiamente alla nostra portata il secondo posto. Vediamo la prossima giornata del campionato, dove comunque noi giochiamo con l'Empoli. Ci saranno un po' di sfide, un po' di intrecci particolari che magari speriamo, se San Culino ci dà una mano, un po' di intrecci di classifica che magari ci possono guardare bene. Ma noi, come sempre, dobbiamo partire da noi e fare bene. Comunque stavo dicendo, stavo guardando un po' di cosine della partita di ieri e mi sono imbattuto, come sempre, in degli articoli che da una parte mi fanno sempre un po' pensare, tipo l'articolo è: Nonge, serata da incubo, entra, provoca il rigore decisivo e Allegri lo cambia. Ragazzi, è successo a noi, è successo tante volte anche a noi, è successo ieri sera alla Juve e succederà a tante squadre che per scelte decidono di far giocare, la Juve ieri decide di far giocare giocatori giovani. Nonge c'ha, quanti anni ha? 17 anni, 18 anni. Ragazzi, fa parte della crescita, fa parte del gioco il fatto che comunque un ragazzo di 18 anni, gran bel giocatore, perché Nonge secondo me è un bel giocatore, entra, sbaglia e commette l'errore, fa fare il rigore al Napoli e poi Allegri, vabbè, lo toglie, quello non ho capito sinceramente perché poi l'ha tolto, ma non me ne frega neanche niente, però mi ha fatto ragionare su questa cosa. Cioè, è successo anche a noi, anche Jimenez è entrato, ha fatto il rigore, Jimenez. Ragazzi, fa parte del gioco. Se vogliamo far giocare giocatori giovani e garantirgli la possibilità di farsi esperienza, purtroppo l'esperienza, o per fortuna, dipende come la vedete, l'esperienza che fanno questi giocatori nuovi, questi giocatori giovani, sono esperienze che tante volte devono contemplare anche purtroppo degli errori che poi risultano fatali per quella che è la tua squadra. I ragazzi giovani vanno fatti giocare, ragazzi. Raga, i giovani giocatori vanno fatti giocare. E quando tu li fai giocare devi mettere in preventivo che può succedere anche questo tipo di cose. Quindi vabbè, non è che volevo solo parlarvi di questa cosa ovviamente in ottica Milan, eh? Non mi interessa nel senso della Juve, al di là del fatto che, ripeto, rimango convinto che il secondo posto possa essere, ormai il campionato è finito perché lo vince l'Inter, ma il nostro campionato può, il secondo posto in campionato è ampiamente alla nostra portata. Prima di andare in sigla, ragazzi, volevo parlarvi di un'altra cosa. Come avete visto ieri, il Sassuolo ha perso la propria partita e si sta avvicinando pericolosamente, anzi è ampiamente in pericolo per quanto riguarda la permanenza in Serie A. E non tanto per il risultato del Sassuolo, ma per il brutto infortunio che ha subito Mimmo Berardi. Infatti questa mattina la Gazzetta dice: brutto infortunio subito da Mimmo Berardi nel corso del match contro il Verona. Intanto sta arrivando, sta tornando il sole a Milano dopo 3 settimane di pioggia, sta tornando il sole. Quindi magari mi vedete, aspetta, magari abbasso un attimo, ragazzi, abbasso un attimo perché sennò va a finire che dopo... così forse mi vedete meglio. Così forse mi vedete meglio. E stavo dicendo, quindi, brutto infortunio subito da Berardi nel corso del match contro il Verona. L'attaccante è uscito molto dolorante. Potrebbe trattarsi, e purtroppo le ultime notizie di pochi minuti fa confermano questo, della rottura del tendine d'Achille.
Se confermato, ovviamente gli europei a rischio e quindi purtroppo l'Italia farà a meno di Merardi. Confermata, ecco qua, notizia di 11 minuti fa, confermata la rottura del tendine d'Achille, il giocatore salterà gli europei. Tra l'altro, la rottura del tendine d'Achille era successo anche a noi, se non ricordo male, a David Beckham. Quando appunto era con la maglia, con la nostra maglia rossonera, e il tempo di recupero lunghissimo. Beh, leggevo ieri qualcuno che diceva: ah, ma forse ce la può fare, non per gli europei, ce la può fare per il campionato prossimo che arriva. Raga, io non lo so, non sono medico, ma la casistica di tanti altri infortuni che abbiamo visto con rottura del tendine d'Achille, mi dispiace per Berardi, ma è un anno praticamente lontano dai campi da gioco. Tra l'altro Berardi, che quest'anno, se non ricordo male, fa i 30, quindi perderà praticamente tutta questa stagione, fino alla fine della stagione, e probabilmente perderà anche tutta la prossima stagione. Vabbè, tant'è, facciamo gli auguri, insomma. Di so che magari a tanti di voi non sta simpatico Berardi, a me è un giocatore al quale faccio gli auguri di pronto recupero sempre. Allora, abbiamo un sacco di cose di cui parlare in questo video. Prima di andare avanti vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, e vi ricordo di iscrivervi al mio secondo canale. Nel primo commento trovate il link, perché questa settimana uscirà un video nuovo, come tutte le settimane sul secondo canale, che stiamo veleggiando verso i 7000 iscritti in pochi mesi dall'apertura. Quindi grazie veramente di cuore a tutti. Andiamo in sigla e poi iniziamo a parlare di tante cose molto interessanti a tinte rossonere. 1, 2, 3, sigla. Oh, partiamo con Camarda. Perché partiamo con Camarda? Perché Camarda compirà... Allora, innanzitutto, ragazzi, qualcuno, quando mi parla di Camarda, qualcuno non ha ancora ben chiaro che stiamo parlando di un giocatore di 15 anni. Sia sotto l'aspetto di che cosa sta facendo, perché quando si vedono i gol che fa Camarda, quando si vedono i numeri strabilianti di Camarda, bisogna sempre ricordare che di anni ne ha 15. Ok, 15 anni, raga, non ha ancora fatto i 16, a 15 anni. Quindi, sia da una parte, per i suoi 15 anni, numeri incredibili, e dall'altra, come vi raccontavo anche in altre situazioni, quando si parla di Camarda in ottica, ma Lollo, ma perché? Perché qualcuno me l'ha scritto. Ma Lollo, ma perché Camarda non gioca prima riserva dietro a Giroud? Raga, Camarda c'ha 15 anni, lasciatelo lì tranquillo. Lasciamolo col discorso che facevo prima di Nonge. Lasciamolo lì tranquillo, lasciamolo lì a fare le sue esperienze in primavera, lasciamolo lì che già in primavera sta già facendo benissimo e già è avanti con la categoria rispetto a dove dovrebbe essere. Arriverà il momento anche suo, ragazzi, arriverà il momento. Ma perché vi volevo parlare di Camarda? Perché ovviamente che tiene banco nelle ultime ore il fatto che Camarda tra poco, il 10 marzo, compirà 16 anni. Il club rossonero è pronto a blindarlo con un contratto triennale, consapevole del fatto che è interessato. Ci sono altre squadre straniere interessate, City, eccetera, eccetera. Camarda è molto legato ai colori rossoneri ed è pronto a firmare il suo primo contratto da protagonista. Sullo sfondo resta l'insidia straniera, che continuerà a monitorare la crescita del giovane bomber. Ora, io non lo so come finirà questa questione Camarda, ma io penso proprio che alla fine, proprio come ha detto l'agente del giocatore, l'agente giocatore ha detto: capiremo cosa fare per l'interesse del giocatore. L'interesse del giocatore credo che sia proprio quello di rimanere al Milan. A 15 anni credo proprio che l'interesse del giocatore sia quello di rimanere al Milan e firmare il proprio contratto da professionista in un ambiente che conosce e che peraltro lo coltiva da quando il giocatore è praticamente iniziato a giocare nel Milan dai Pulcini. Quindi grande, grande cuore rossonero Camarda. Detto questo, ragazzi, per tutti gli altri condimenti, fatemelo dire così, tutti gli altri condimenti del sirene straniere per Camarda, City, altre squadre interessate, ci sta, ovviamente ognuno deve essere libero di scrivere quello che vogliono i vari media, ci sta, perché stiamo parlando di uno dei giocatori più promettenti, ma non credo neanche sia il caso di fasciarci la testa in questo momento su questa situazione. Tra l'altro, leggevo l'altro giorno, ragazzi, che può darsi anche che, non lo so, io vi dico quello che ho letto, raga, sapete che io non ne so mai niente di queste cose, nel senso non ho notizie, non sono un insider, io sono semplicemente un tifoso come voi che legge le notizie. Leggevo questa notizia
Per cui può darsi che la firma di Camarda non arrivi l'11 marzo, il giorno dopo il suo compleanno, ma può darsi che venga posticipata nella prossima sessione di calcio, cioè nella prossima sessione di campionato. Quindi, per dire, no, vi faccio un esempio, il 1 luglio, perché così il contratto di Camarda di 5 anni, adesso non mi ricordo quanto era il limite, comunque mi sembra forse 3 era sotto una certa età, comunque vabbè. Se il Milan dovesse firmargli adesso il contratto da professionista, perdi praticamente 6 mesi, perché glielo firmi adesso a marzo. Se invece lo firmi, da esempio, il 1 luglio, puoi fargli un contratto che poi copre altri ulteriori 6 mesi. Quindi, anche nel caso, perché vi sto raccontando questa cosa, se fosse vera questa notizia, anche nel caso il Milan l'11 marzo, esempio, non dovesse firmare il contratto di Camarda, stiamo calmi, perché non è perché non vuole firmare o perché ci sono delle sirene straniere, semplicemente perché magari, se non dovessero farlo, è perché vogliono aspettare il 1 luglio, adesso non so esattamente le date, ma il 1 luglio, per poter fare il contratto pieno per tutte le stagioni, le prossime 3 o 5, se è possibile fare, non mi ricordo, perdonatemi, intere al giocatore. Bene, andiamo avanti. Altra tematica, sindaco Sala, questione San Siro. Perché vi leggo questa cosa? Perché questa mattina ha parlato ancora Sala e dice... Sala testuale dice: devo vendere San Siro se i club non lo vogliono. La Gazzetta dello... non so che... forse gol.com, non so che sito era. Dice però: ma esiste un contratto di affitto con i club fino al 2030. Le parole del sindaco: credo che anche per i milanesi questa è una storia un po' infinita e bisogna smetterla, perché dobbiamo uscirne. In più c'è il problema dei conti del comune, nel senso che se io sapessi che la cosa non interessa le squadre, non posso rimanere con un San Siro così. Devo cercare una soluzione, una vendita per il futuro, altrimenti depaupero il patrimonio immobiliare. Tra l'altro, tutte le volte che sento depaupero mi viene in mente il presidente, lo diceva spesso, depauperare, il presidente Silvio Berlusconi. Perché vi ho letto questa cosa, ragazzi? Perché leggevo l'altro giorno sempre un articolo in cui si parlava che a bilancio del Comune di Milano lo stadio di San Siro è valutato come immobile da 100 milioni di euro. Era per quello che l'altra volta, vi ricordate l'altra volta quando vi leggevo che Sala diceva che il costo di 300-400 milioni per la ristrutturazione più il valore dello stadio, che era a bilancio 100 milioni, quindi si arrivava circa a mezzo miliardo per la ristrutturazione di San Siro. Ecco, qua Sala conferma ancora una volta queste cifre, perché comunque dice, al di là della ristrutturazione, dice che essendo lo stadio a bilancio per 100 milioni, lui dice: io non posso depauperare il patrimonio immobiliare. Quindi, nel caso le squadre... questa è l'opinione di Sala, eh? Nel caso le squadre non dovessero decidere di non rimanere a San Siro e decidessero di andare da un'altra parte, io devo comunque cercare qualcuno che sia interessato a San Siro. In tutto questo, gol.com, o chi ha scritto l'articolo questa mattina, perdonatemi, non mi ricordo, diceva che comunque vada, Milan e Inter hanno praticamente questo canone di affitto già firmato fino al 2030, quindi comunque abbiamo ancora 5 anni, 5-6 anni ancora di contratto che ci traghetteranno verso poi probabilmente quello che sarà il nostro stadio nuovo in quel di San Donato. Poi andiamo avanti, parola di Rafa Leao. Questa mattina intervista Rafa Leao fatta su Il Giorno, no scusate, fatta sul Corriere, Corriere della Sera, e dice praticamente, vabbè, allora, gli viene fatta questa intervista ovviamente perché sta lanciando Smile, che è il nuovo libro di Rafa Leao. Mi hanno colpito ovviamente le parole, ci sono tante cose interessanti, se non l'avete letta andate a vederla perché è una bella intervista di Rafa Leao, andate a leggerla perché è una bella intervista di Rafa Leao. Mi hanno colpito le parole quando gli si chiede il suo futuro e gli dicono: sì, ma ok Rafa, ma il tuo futuro? E lui dice: senza ombra di dubbio, qui è casa mia, nel mio futuro c'è solo il Milan. Poi dice: quando smetto prenderò in considerazione musica e moda, basta pallone. Poi dice: sfidiamo il razzismo con la nostra popolarità. Anche tutta quella parte lì in cui si tratta, in cui Rafa tramite l'intervista viene trattato il tema del razzismo, molto interessante, andate a leggerla. Per quanto riguarda il resto, ovviamente guardando quello che interessa a noi tifosi del Milan, per Rafa giocatore, ovviamente anche quelle sono tematiche importantissime, per quanto riguarda Rafa Leao giocatore della AC Milan, il fatto che dica il Milan è casa mia
e nel mio futuro c'è solo il Milan. Dico, direi che sono delle cose abbastanza importanti. Tra l'altro, collegato a questa notizia, questa mattina dalla Francia, forse l'Equipe, non mi ricordo, dice che il Paris Saint-Germain starebbe pensando di abbandonare per sempre la pista che lo portava ad un interessamento appunto verso Rafa Leao, perché comunque il giocatore ha una clausola di 175 milioni di euro e decide di virare verso un altro giocatore per sostituire Mbappé, che secondo questa notizia che arriva dalla Francia potrebbe essere Lautaro Martinez. L'attaccante portoghese ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2028 con il Milan, includendo una clausola di 175 milioni di euro, cifra che il PSG non sarebbe disposto a pagare. Stesso discorso anche per quanto riguarda i 150 milioni invece richiesti dal Napoli per Victor Osimhen. I più attenti tra di voi si ricorderanno che qua su questo canale noi abbiamo iniziato a dirlo un po' di tempo fa, che l'epoca del Paris Saint-Germain, dove spende, spande, buttava via tra virgolette fior di denari per gli stipendi e per andare a comprare i cartoni. Comunque vada, quest'estate ha speso anche lì 100 milioni, eh? Cioè, non è che ne ha spesi pochi, noi ne abbiamo spesi di più, però anche il Paris Saint-Germain ne ha spesi 100. L'epoca in cui il Paris Saint-Germain prendeva e spendeva cifre incredibili per il calciomercato, noi su questo canale, io ve lo raccontavo già da un po', perché io sapete che mi piace guardare anche un po' tanto i movimenti che fanno le altre squadre. E questa notizia che esce questa mattina conferma ancora una volta che il Paris Saint-Germain non ha intenzione di spendere 175 milioni per Rafa, non ha intenzione di spendere 150 per Victor Osimhen, ma se deve spendere dei soldi li va a spendere dando, dico delle cifre a caso, 10 milioni di euro di stipendio a Lautaro Martinez, perché comunque è in scadenza e non ha una clausola rescissoria. Ora, non so come finirà, ragazzi, scadenza contratto 2026 con l'Inter. Non lo so come finirà questa storia. Sinceramente, anche qua non me ne può fregare di meno. Importante che non mi portano via il mio Rafa. Poi, Jovic, mese decisivo per il futuro. Jovic è sotto osservazione in questo finale di stagione al Milan, con il club che deve ancora decidere se esercitare la clausola per il rinnovo annuale del suo contratto in scadenza a giugno. L'attaccante serbo vorrebbe rimanere rossonero, ma la società non ha ancora preso una decisione per il suo futuro, come per ogni altro giocatore. Si parla molto dei dettagli contrattuali di Jovic negli ultimi mesi, ma la verità è che l'attuale accordo scadrà a giugno e il Milan ha la facoltà di esercitare la clausola di rinnovo automatico per un altro anno oppure no. Ma a fine mese è previsto un contratto diretto tra l'agente Falì Ramadani, che è l'agente di Jovic, e la dirigenza rossonera per discutere il futuro del giocatore. Ragazzi, io anche qua non so come andrà a finire, però vi ricordate la storia di Okafor? Da una settimana è il più scarso, settimana dopo diventa Okafor il più forte di tutti. Speriamo che questa è la settimana in cui, Jovic diventa il giocatore scarso che il Milan, diventa il giocatore scarso che il Milan non vorrebbe rinnovare, visto che ha portato così bene a Okafor, magari domenica porta bene anche a lui e ci va bene. Allora, poi veniamo invece ad un'altra notizia. Questa qua è proprio pura da Lollo i milanisti commercialisti. Cosa è successo? Vi ricordate cosa vi ho raccontato venerdì pomeriggio? Vi ho raccontato che abbiamo avuto ospite sui canali ufficiali del Milan Alessandro Giudice, io vi ho raccontato nel video che aveva raccontato, durante l'intervista aveva raccontato determinate cose. Ieri lo stesso Alessandro Giudice va ospite da Carlo Pellegatti e ripete un po' quello che aveva già raccontato anche a noi in diretta. E ve le leggo per farvi capire. E perché arrivo a dire che questa è una cosa pura da Lollo i milanisti commercialisti? Perché Cardinale a me è piaciuto, mi sembra una persona molto magnetica e molto determinata, dice Alessandro Giudice. Sarà un percorso interessante. Io devo dire che sorrido quando ascolto queste ricostruzioni sul debito da ripagare entro un anno. La struttura finanziaria di un'azienda è fatta di capitali, di azionisti e di debito. Le aziende vivono con il debito. Dobbiamo uscire dallo stereotipo dell'individuo, ok? Dobbiamo uscire da quello stereotipo dell'individuo singolo
che è Cardinale che ci mette i piccioli. Cardinale non mette piccioli. Cardinale è responsabile di un fondo che ha comprato il Milan, che ha messo i piccioli per comprare. Alessandro Giudice dà una risposta un po' a tutta quella, a quelle domande che comunque si leggevano in giro, no? Leggevano in giro era: ma se un fondo, lasciamo un attimo da parte Red Bird, il Milan e Jerry Cardinale, che cosa dice Alessandro Giudice? Perché se una società, un fondo, scusate, che ha a disposizione miliardi di euro dovrebbe ricorrere ad un prestito per comprare un bene? E questo è quello che voi avete chiesto un sacco di volte, io ho cercato di spiegarlo, ma adesso magari lo dice Alessandro Giudice, magari ha più valenza che se ve lo dice Lollo. Perché una società, un fondo che ha un sacco di soldi dovrebbe chiedere dei soldi in prestito per comprare un bene? È perché sono senza soldi? No, perché i soldi ce li hanno in gestione miliardi e miliardi. Risponde Alessandro Giudice: finanziarsi col debito entro una certa soglia è più conveniente che finanziarsi con il capitale degli azionisti. Sul debito pago un interesse, so quel che pago, mentre sul capitale degli azionisti pago un costo maggiore, perché l'azionista che mi dà i soldi nel fondo e li mette, appunto, li mette nel mio fondo, non si accontenta di certo dell'8%, ma vuole un 12-13%. Quindi, tradotto, spicciolo spicciolo, se io anche in banca del mio fondo, ok, allora ci sono le persone A, B e C. Le persone A, B e C hanno via dei piccioli, prendono i piccioli, li mettono nel mio fondo. Io ovviamente utilizzo i soldi che A, B e C mi hanno dato per comprare un bene, ma ovviamente A, B e C mi dicono: io te lo do un bene, scusa, io te li do i soldi per comprare il bene, ma tu mi devi dare un interesse del 12-13%. Quindi io che devo andare a comprare un bene e so che se prendo i soldi di A, B e C devo dargli il 12-13% di interesse, ok? Se invece vado da un altro fondo, come nel caso di Elliot, e mi faccio prestare i soldi, nonostante io i soldi ce li abbia, perché ce li ho lì i soldi di A, B e C, nonostante i soldi siano lì, io comunque mi faccio prestare dei soldi da un fondo perché so che al fondo gli devo dare l'8% di interesse, a me conviene prenderli dal fondo piuttosto che prendere i soldi del mio fondo che mi ha dato A, B e C, perché a loro, a chi mi ha prestato i soldi, li devo dare il 12-13% di interesse, invece se li chiedo ad un altro fondo li devo dare solo l'8. Quindi Alessandro Giudice vi sta dicendo quello che io cerco di spiegarvi da un po' di tempo su questo canale, che se un fondo chiede i soldi ad un altro fondo non è perché i soldi non ce li ha, ma perché gli conviene fare questa cosa. Quindi nella finanza chiunque ha, poi parla del discorso per cui i fondi sono sempre in cerca di investitori, e dice: nella finanza mondiale qualsiasi fondo è sempre in cerca di investitori, è quello il loro business. È probabile che Cardinale, dice Alessandro Giudice, stia facendo lo stesso. Il debito di Cardinale si può comunque tranquillamente rifinanziare, che poi non è di Cardinale ma è del fondo, si può comunque rifinanziare o rischedulare, non è una cosa drammatica. In ogni caso, comunque non vedo l'urgenza, visto che scade tra un anno e mezzo e non domani. Ok? Questa qua era l'infarinatura generale di quello che sta succedendo. Quindi se io chiedo dei soldi ad un fondo non è perché non ce li ho, è perché mi conviene, ragazzi. Poi giustamente, come ha detto Cardinale l'altro giorno, Cardinale ha detto: ho fatto 20 anni alla Goldman Sachs, non sono proprio l'ultimo sprovveduto. E appunto mai pensiamo che tu possa essere uno sprovveduto riguardo ai numeri, riguardo ai fondi. Sta roba qua della rosa al completo non ve la leggo. L'ultima volta non ha portato tanto bene. Poi Milan, Arda Güler, vabbè, anche questa, vabbè. Il Real Madrid vorrebbe dare al Milan Arda Güler in prestito, però il Milan non vuole più fare la formula fatta con come quella di Brahim Diaz. Tutti i dettaglietti che poi poco importano. Ragazzi, oh, vi saluto e vi ringrazio, è stato un piacere tenervi compagnia. Come sempre vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio secondo canale, nel primo commento trovate il link. Ciao a tutti, forza Milan, e vado via il Q Inter. Ciao.